Ciao amici e benvenuti da DJ Mister Quindi. Lo speaker di oggi ha tre motivi di fondo. Il primo, che su questo canale possiamo trovare ogni fascia di prezzo, ogni fascia di dimensioni, di potenza, di usabilità. Il secondo, l'Anker, sta facendo molto bene. Il terzo me lo sono dimenticato. Qui sotto vi ricordo come sempre trovare tutti i link di acquisto, i link per iscrivervi, condividere e ovviamente mi fa piacere per il like. Ma andiamo a scoprire tutto nella nostra video recensione. Parlando di dimensioni c'è poco da aggiungere, è veramente minuscolo. Mi aveva già stupito con il Soundcore Nano che avevo recensito, trovate qui nelle schede, per compattezza, portabilità veramente assoluta sotto questi livelli, però perde i materiali. Qui arriva la plastica, diciamo che questo è uno step successivo della casa costruttrice, diventa decisamente più leggero, le dimensioni sono più compatte perché ha questo design arrotondato, però per un purista come me del metallo preferisco ancora il Soundcore Nano. Certo, questi mini speaker sono rivolti ad un'utenza non particolarmente esigente, però che esige una portabilità, tanto che il Soundcore Nano è amatissimo secondo me dal pubblico femminile perché è molto piccolo e praticamente lo riescono ad inserire in qualsiasi spazio della borsetta, questi fondi infiniti, e danno uno step sicuramente importante al loro altoparlante dello smartphone per ascolti musicali in qualsiasi situazione. Per quanto riguarda invece le funzionalità, qui abbiamo un tasto di accensione che ci permette il play and pausa, tutto il resto si fa dal nostro smartphone. Il Bluetooth integrato è molto veloce, l'Anker è una sicurezza sotto questo aspetto, la distanza come per il Soundcore Nano non è ampissima, però c'è stato un leggero miglioramento, il Nano addirittura arrivava a 4-5 metri. Per quanto riguarda invece la ricarica, si effettua con estrema velocità e ci permette di avere a volumi medi 4 ore di riproduzione continuata. Io ascoltandoli diciamo in progressione a volumi elevati sono arrivato sì e no alle 2 ore e mezza, qui il Soundcore Nano fa leggermente meglio. Infine passiamo a parlare della parte dei driver. Mi stupisce l'Anker perché riesce ad inserire dentro queste dimensioni driver di qualità, seppur parliamo di un driver unico, quindi che dovrebbe andare a riprodurre tutte le frequenze, riesce a bilanciarlo in quelle situazioni dove sono richieste varie frequenze musicali. E allora noi ci andiamo a vedere questo confronto, poi torniamo per le mie conclusioni. We'll be right back.
Questo è uno speaker che costa innanzitutto pochissimo, 19,90 euro, l'ho visto addirittura intorno alle 16 euro. Si rivolge a quell'utenza che vuole stupire per le dimensioni, però non ha particolari esigenze di ascolti musicali e diciamo che stupisce anche un po' me perché la qualità sonora è veramente brillante. Certo, manca dei bassi, soprattutto se alziamo al massimo del volume. L'unico driver soffre terribilmente questa frequenza, non ci sono distorsioni e questo è un vantaggio, però il basso si va veramente sempre mano a mano ad affievolire, ad appiattire, però rimane bello brillante sulla parte dei medi e degli alti. È uno speaker che vi portate ovunque, non è uno speaker di certo che vi farà fare wow dagli amici, però sicuramente lo portate con voi e quando vi va ascoltate dei brani musicali con una qualità decente. L'avevo sentito che era uno speaker prodigioso e forse sotto certi aspetti lo è, ma ero già rimasto entusiasta con il Soundcore Nano, con il Soundcore 2, anche se cresce di dimensione, ero già abituato il mio orecchio, però qui veramente per le dimensioni tascabili, visto che il Soundcore Nano non c'è più, potrebbe essere un'ottima alternativa. A voi la scelta, ovvio, questo è un ulteriore prodotto che vi porto sul canale per chi ha veramente esigenze così piccole, minuscole, particolari. Soprattutto, ripeto, ho notato che piace molto al pubblico femminile. Detto questo, io vi ringrazio di avermi seguito, spero di esservi stato utile. Qui sotto vi lascio il link di acquisto, così come il like è sempre gradito, l'iscrizione, la condivisione e seguitemi anche su Instagram perché per questo autunno ci saranno delle veramente grandi novità e vi assicuro grandi novità nel vero senso della parola. Qui la pagella la voglio lasciare anche dal Soundcore Nano così avete un termine di confronto. Noi DJ Mister Quindi ci vediamo alla prossima video recensione.